Io comincerei proprio con una canzone. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata, vedo la gente che sorride spensierata. Non esiste cattiveria, si sta bene in strada. Il mondo si è fermato in questa splendida giornata. Stamattina mi ha scettato su. A quando ti pagano se va così, ogni cosa più meglio, tutti vada per me, ma non mi manca niente. Stamattina non mi manca niente, abbraccia Gabrielino, se dormo troppo lì, non sapere problemi, non sapere chi ti scende, non sapere la vita, non so se può dare niente. Bacia mamma mia, già venuto dei tre servizi. Principessi, la miseria, mi sono muta, su scimmizzo. Parata piccolina, cano sono, se realizzo. Da cancellasse tutte le rughe e tutte cose triste. La canzone fa capire che hai cominciato a guardare anche Scampia e la tua vita in maniera completamente diversa. Torniamo indietro, oggi hai quasi 40 anni, la tua adolescenza com'è stata? La mia adolescenza qui è stata devastante. Ma non perché sono nato a Scampia e cresciuto a Scampia, perché non ho avuto la possibilità di poter essere un bambino, perché sono venuti meno quei ideali, quei valori, quei strumenti necessari per potermi difendere. Perché molti miei coetanei sono cresciuti in questo stesso stabile, in questa Scampia, eppure non nelle vele, quindi. Siamo nelle vele, e quindi non hanno fatto la mia stessa, non hanno preso la mia stessa direzione. Si sono mantenuti bene, sono cresciuti bene, la loro vita è una vita riuscita oggi. Perché molto sicuramente hanno avuto dietro una famiglia, l'istruzione, che l'istruzione è stato uno degli elementi che mi ha portato a perdere, ad accedere alla malavita organizzata. Perché accedere a quanti anni tu hai avuto ingresso in un gruppo criminale, vogliamo dire anche quale? Sì, io già a 10 anni ero ricercato, ero un piccolo latitante. E la mia famiglia. Facevi? Ma da questa palazzina all'altra, dalla vela verde alla vela celeste, trasportavo in un borsone a volte le armi, a volte la droga, a volte i soldi. I grandi della malavita si servivano di me. Ma la camorra, come tutte le mafie, hanno sempre giocato sporco, soprattutto nei confronti dei ragazzini, dei deboli, dei senza parola, potrei dire. Ecco, tu come ti hanno avvicinato? Ma no, sono io che ho avvicinato loro, perché sentivo l'esigenza di rassomigliare, di conformarmi a quelli che io per tanto tempo ho creduto che erano i migliori, i vincenti, gli uomini, uomini. Ma ci credete di fare la guerra? Ma ci credete di fare la guerra? Siete il numero uno! Sono il numero uno! Sono il mondo! Il mondo è nostro, vai! Il mondo è nostro! Ma sapete che ci avete a che fare? Io sono il Tony Montana! Sono il Tony Montana, è il più forte! Ma in realtà quelli che usano la violenza non possono essere degli uomini. Non è possibile, ma questo ovviamente l'ho capito dopo. Per te chi era il tuo uomo ideale? Quindi quale gruppo criminale? L'uomo ideale, diciamo, quello che io seguivo e ammiravo più, che apprezzavo più di mia mamma, io portavo più rispetto per il capo, il nostro capo, diciamo. In primis, diciamo, che non siamo mai riusciti a vedere in faccia Paolo Di Lauro, il capo indiscusso della camorra di Secondigliano, diciamo così, era quello, l'uomo a cui noi ispiravamo per sentirci parte di un sistema. Trasportavi solo droga, armi o anche altro? No, solo droga, soldi e delle armi qualche volta.
Come hai fatto ad uscire da questo meccanismo? Ci tengo a dire che non è una conquista e neppure un progresso trasportare, fare parte. Io Davide, quanto ti pagavano? A me vorrei poterti avere la possibilità di poterti rispondere, se no anche chi poi andrà a sentire non ha bisogno veramente di capire, perché urge proprio farsi capire. Dicevo, non è una conquista e neppure progresso fare parte, perché io credo che il camorrista sia l'uomo più solo a questo mondo. A me fa più paura un uomo libero che un mafioso, perché l'uomo libero ti obbliga a pensare, a metterti in discussione. Un mafioso cosa può fare? Può tentare a metterti paura, a spaventarti, e non ti dice niente. Come ti chiami? Luigi. Luigi? Che tiene paura, Luigi? No. Ma ti vedi che tremolo? Perché stai tremolo? No. No? Io a 14 anni guadagnavo 900.000 lire al giorno. E quindi era molto allettante la cosa. Ma io volevo risolvere i problemi di una famiglia numerosa, eravamo 6 femmine, 8 maschi, 14, e quindi mi umiliava il fatto che noi in casa non avevamo lo zucchero, il pane, che qui è dove costa di meno, no? Eppure non l'avevamo. E mi umiliava il fatto che io non lo potessi avere. No. Il resto della tua famiglia invece come entrava in questo meccanismo? Ma nella stessa maniera come sono entrato io, con molta facilità. E poi ecco, qui mi avvalerei della facoltà di non rispondere, che lascerei rispondere a loro magari. Oggi hai cambiato registro, hai cambiato vita, hai deciso di darti per questi ragazzini che insomma non devono proprio avvicinarsi alla criminalità organizzata. Ma noi dobbiamo partire da un presupposto: il ragazzo che oggi ha 20 anni e fa il camorrista è il bambino che 20 anni fa non ha ricevuto gli strumenti per potersi difendere. Quindi l'istruzione, la scuola, assolutamente bisogna investire in questo, cioè, ma tutti l'hanno imparato, l'hanno capito questo, quindi bisogna assolutamente lavorare su questo. Io, dopo essere stato a minorenne in carcere, a 17 anni l'attentato che mi hanno inchiodato a letto per 40 giorni, il 18 anni e un giorno vado a Poggioreale dove strappo due pagine del Vangelo, compio un furto cartaceo. Nel carcere di Poggioreale c'è un Vangelo con due pagine mancanti, l'autore di quel furto sono io. Quello è il primo accenno che ho avuto con la forza sanitaria della parola. Strappo queste due pagine del Vangelo, Gesù Cristo con me non c'entra quasi niente, anche se per me è il più grande rivoluzionario di tutti i tempi, magari dopo di lui viene Che Guevara. E però quello è stato il primo accenno che io ero muto e avevo bisogno di una parola che mi facesse capire e mi portasse ad aprire gli occhi sul senso vero della vita. Quando sono uscito ho rifatto la vita di sempre, però quella parola, che sono state quelle due pagine che ho portato via, l'unica cosa che ho portato con me, oltre lo spazzolino da denti, perché lo spazzolino da denti si,
si porta via dalla cella, perché quando sei fuori all'entrata principale, cancello principale, lo spezzi e te lo lasci alle spalle per scaramanzia, per non tornare più. Non sai quanta spazzolina ci sei spezzata. Io non ci sono più tornato, ma non per lo spazzolino spezzato, perché ho incontrato le persone giuste che hanno tirato fuori la parte migliore di me, che poi ha vinto su quella parte peggiore. Sono curiosa di sapere in quelle due pagine che cosa c'era. In quelle due pagine c'era scritto, c'era proprio un messaggio per quelli come me, cioè per quelli che avevano smarrito la strada. E quelle parole, quella parola che veramente ti scava dentro, no? Ti graffia dentro, e sono quelle parole che mi hanno riesumato, potrei dire, hanno riesumato quella parte bella e buona che c'è in ognuno di noi, anche nel più spietato assassino. E quindi, venendo fuori questa parte buona, gli occhi si sono aperti, è andato giù il velo di cataratta e ho cominciato a vedere tante cose belle. E poi ho vinto avvicinandomi agli autori, a degli autori, Pasolini, Danilo Dolci, Don Lorenzo Milani, Martin Luther King, Gandhi, che nessuno mai mi aveva detto chi erano questi qua. Quando ho letto una cosa di Martin Luther King che diceva che la nostra vita comincia a finire il giorno in cui diventiamo silenziosi sulle cose che conto, dico: mamma mia, cioè allora io ce l'ho l'arma per poter vincere su certe cose. E allora me la son presa. Stamattina non mi manca niente, abbraccio a Gabrielino, la dormo un po' più bene, non sapevo dei problemi, non sapevo che si scende, non sapevo da vita, non so se può davvero, e non dormo un po'. Potresti essere un perfetto killer? Ma lo potevo essere, perché mi sentivo gratificato quando portavo addosso la pistola e quando stavo vicino a certi personaggi e quando camminavo con questa pistola addosso, che mi sentivo il padrone del mondo. La mia prima pistola l'ho avuta a 14 anni e mi sentivo gratificato, mi sentivo bene, mi sentivo che quella era la mia vita. Ma io, cioè, ero proprio fuori pista, cioè avevo preso proprio il contrario del bello della vita, proprio l'opposto. Come l'hai avuta quella pistola? Quella pistola l'ho avuta una sera, siccome ogni sera che finivo vendere la morte, dovevo cambiare il posto dove lo dovevo nascondere, perché era facile che mi veniva rubata e poi lo dovevo pagare io. Una sera ad un ascensore con il vetro rotto, un ascensore che era fuori uso, ho messo la mano per tastare qualche buca per metterci la droga dentro e ho toccato una cordicina. Ho tirato su questa cordicina, c'era una busta bella chiusa per bene, l'ho tirata fuori e ho capito subito, non mi era difficile capire cosa c'era là dentro. Ho aperto questa busta, c'era una pistola con 6 colpi, ho tirato fuori il caricatore, l'ho caricata perché la sapevo caricare, e neppure questa non è una conquista, neppure un progresso, l'ho caricata e da allora mi sono sentito il padrone del mondo. Amore, come si fa? Mira la mia, fondo la della! Quindi praticamente quella pistola che tu hai preso l'ha pagata qualcun altro, no? Ma sicuramente era di qualcun altro, mia non era. Poi quel giorno è diventata mia. E mi ricordo che ero con un altro mio amico, amico tra virgolette, perché nella malavita non esiste l'amicizia, esiste l'interesse, eccetera. Il denaro, il potere, ma non esiste l'amicizia, che l'amicizia è una cosa grande. L'amicizia ti porta sulla buona strada, veramente. Ti indica la giusta direzione. E allora ero con Antonio
E quando abbiamo recuperato questa pistola, la portavo un po' io, dai fammi portare una poca a me, no, una poca io, e andavamo in giro nei bar a prenderci il caffè che non potevamo prendere, ma lo prendevamo lo stesso per sentirci grandi, la sigaretta a mucca che non sapevamo neanche respirare. E no, già fammi portare. E andavamo in giro perché ci sentivamo grandi, forti. Ma hai pensato quanta gente è morta per quello che vendevi? Sì, l'ho pensato tante volte. E infatti quando ho cominciato a provare il senso di colpa in quello che facevo, parecchie voci mi sono venute in sogno. Perché ho visto tanti ragazzi morire per l'eroina. Io ho venduto questa morte, l'ho venduta a un ragazzo di 15 anni, fino ad andare a un signore di 70 anni. E quindi sì, diciamo che adesso quello che sto facendo è una sorta di rimborso per me stesso, per gli altri, per i bambini. Sto pagando il debito in questo senso, in umanità, no? Contraccambiando in bene quello che ho fatto di male. Oggi ci guardiamo intorno, è un po' cambiato lo scenario. I camorristi sono giovanissimi e muoiono anche molto giovani. Ma... la camorra ha sempre chiesto sangue fresco e si muore con facilità, ma diciamo che la malavita è un po' come il pescatore, sta lì che aspetta con pazienza, getta l'amo e aspetta che il pesce abbocca. Ma è facile che pesce abbocca perché non ha gli strumenti per potersi difendere contro questa minaccia. Oggi è tutto cambiato però. Sono cambiati molti i meccanismi. No, cambiano i meccanismi, ma è così in tutto il mondo. Scampia non è solo Scampia non è solo Gomorra. Ogni città ha la sua città e la sua anticità. Stiamo parlando di nessuna novità. È ovvio che la malavita, quella la vera camorra, no lo spacciatore, quella è fame. La polizia crede che stia combattendo la camorra, non sta combattendo la camorra, sta combattendo la povera gente, ma quella è facile combatterla, non ha gli strumenti. E la prima sconfitta è proprio la mancanza di istruzione. Le mafie e la camorra hanno più paura della scuola che di un giudice. Quindi quando non hai istruzioni perdi, è normale che cambiano gli scenari, è normale, anche la malavita si adatta, quando c'ha il fiato sul collo della polizia si adatta, cambia strategie, ma non è sconfitta. Tu non avevi paure? Tu non avevi nessuna paura, nessuno scrupolo? No, io era bello avere, avevo paura, ma era bello avere quella paura perché... Come l'adrenalina pura. Sì, esatto, mi portava ad affrontare, a dimostrare. Io ogni giorno mi mettevo in testa che dovevo dimostrare qualcosa a qualcuno per dimostrargli al punto che io ero pronto a... Alla scalata, perché poi arriva un certo punto che i soldi non sono tanti e loro ti fanno capire che se vuoi più soldi devi arrivare anche a sparare. E qua poi una volta che arrivi a fare questo sei finito. Tu non hai mai accettato? Io non è che non ho mai accettato, sono stato fortunato. Io ho sparato, però non ho mai ucciso nessuno, per fortuna. E di questo veramente mi ritengo fortunato, perché quando ammazzi una persona è finita nel senso che non hai più la luce negli occhi, sei morto, ma sei morto ancora prima di uccidere, perché già quando sei, perché un uomo che dà la morte all'altro, a un suo simile, già è morto lui di per sé. Oggi chi è Davide? Nel senso, ti sei trasferito al nord, sei stato un po' lì, poi sei ritornato da poco nella vela. Sì, 5 mesi, sono ritornato perché ho sentito quasi prepotente dentro di mettere a disposizione la mia quota di responsabilità. E sono tornato, abbiamo occupato uno spazio che si chiama Centro Insieme, perché abbiamo capito che insieme si possono fare tante cose, da soli non si va da nessuna parte. E sono tornato perché credo nel cambiamento, credo nella speranza e nel cambiamento di questo territorio, ma delle periferie in generale. E quindi voglio credere che gli irrecuperabili non esistono.
Hai famiglia? Io ho famiglia, Alessandro che c'ha il mio, io bambino, e lui dice papà basta bambino, tengo 15 anni. C'ha il mio bambino Alessandro che c'ha 15 anni. Che fa? E va all'IDIS, fa le superiori qua a Scampia. Se fosse come te? No, ma non ci pensa nemmeno, non gli piace essere perdente. Fare il camorrista non ci vogliono le palle, basta essere un coglione. E lui questo lo sa, a lui non gli piace essere un coglione. E poi c'è Chiara, la mia pazzarella, che è proprio pazzarella Chiara, è più come me, che c'ha 12 anni. E queste sono la mia vita, no? E poi c'è mia moglie. E ho capito, dico, ma come si può? I figli vanno protetti, vanno cullati, vanno pensati, vanno pensati. E a volte mi chiedo, ma come ha potuto mio padre o altre persone che mi avrebbero dovuto proteggere non mi hanno protetto? I bambini vanno protetti, vanno aiutati a riuscire nella vita. Danilo Dolci diceva che ciascuno cresce solo se è sognato. Cioè solo se è pensato, se è voluto, abbracciato. Gli abbracci quanto mancano è un macello. Nessuno ti ha mai cacciato da qui? Quando sei tornato? No. Anzi, io ho avuto una buona accoglienza. Ma anche da parte dei cosiddetti malavitosi. Perché per loro sono... Ma ci sono molti molto meglio di me, eh. Per loro sono una possibilità di speranza. E noi non dobbiamo uccidere la speranza di nessuno, perché ogni persona, ogni uomo può diventare un'infinita possibilità per gli altri. Loro mi vedono così. La camorra per me non va solo combattuta, va anche convertita. Io sono per la seconda. A me mi piace provare a convertirla la camorra, mi piace parlarne, dialogare, perché c'è quel segno dove c'è un punto, il segno del bene e del male, no? Mi ha fatto sempre riflettere. C'è una parte tutta nera e c'è un puntino bianco, c'è una parte tutta bianca e c'è un puntino nero. Noi siamo così. Allora mi piace pensare che quella parte nera siano quelle persone che hanno sbagliato direzione, però c'è quel puntino bianco che mi dà una possibilità di speranza, e io su quel puntino bianco voglio avere la possibilità di lavorarci, perché no? Mi hanno detto che da una pianta secca può nascere un frutto, e io ci credo. Mi hanno detto che da una stanza buia e senza finestre può filtrare un raggio di sole, e io ci credo. Mi hanno detto che da una terra arida può nascere un fiore, e io ci credo. Mi hanno detto che il mondo sta morendo per mancanza d'amore, ma io non ci credo.